Le violenze sulle donne, ci sono anche dati incoraggianti. A Milano il 90% delle denunce ha portato alle condanne degli aggressori. Sono quasi 800 le donne che nel 2015 si sono rivolte al soccorso violenza sessuale e domestica guidato da Alessandra Kusterman presso la clinica Mangiagalli di Milano. Un numero molto alto, sostanzialmente stabile rispetto all'anno precedente. C'è però un dato positivo. Il 90% delle denunce ha portato a una condanna per l'aggressore. 191 sono i casi arrivati a sentenza penale. 72 condanne per maltrattamenti e lesioni, 62 per violenza sessuale, 26 per violenza su minori, 5 per stalking, 2 per tentato omicidio, 1 per omicidio. L'importanza è anche di avere le forze dell'ordine sul territorio. Noi abbiamo ben 106 comandanti di stazione e tenenza sul territorio che hanno il compito di aumentare la fiducia con la vittima per agevolare il rapporto, il dialogo e contestualmente incoraggiarla alla denuncia. Le donne vittime di violenza hanno tra i 18 e i 54 anni e molte volte ci vogliono anni prima che si arrivi alla denuncia. Potete denunciare se volete, potete seguire un percorso che vi aiuterà a uscire da una situazione di violenza, potete salvare i vostri figli. L'appello è dunque di denunciare, di farlo subito e di non avere timore nel chiedere aiuto.